Ciao a tutti, la domanda del nostro video di oggi è la seguente. Quando manca un dente, è meglio inserire un impianto dentale o realizzare un ponte dentale? Cerchiamo di ragionare insieme in questo video. Dunque, sinteticamente, cos'è un impianto dentale e cos'è un ponte dentale? Un impianto dentale è una vita in titanio che viene inserita all'interno dell'osso nella zona in cui manca il dente. Sopra all'impianto dentale viene poi applicata una corona protesica, quella che normalmente volgarmente viene chiamata capsula, che va a simulare di fatto il dente vero e proprio. Mentre un ponte dentale si propone come obiettivo lo stesso obiettivo dell'impianto dentale, quindi quello di sostituire il dente che ormai non c'è più, tuttavia lo fa attraverso un meccanismo diverso. Cioè nel caso del ponte dentale vengono limati, vengono rimpiccioliti i denti adiacenti alla zona in cui manca il dente e che fungono a quel punto da pilastro per sostenere un ponte dentale, una struttura costituita quindi da tre corone protesiche, tre capsule che di fatto vengono tuttavia realizzate per andare a sostituire il singolo dente mancante. Ebbene, già da questa piccola premessa si potrebbe capire in maniera intuitiva quanto sia più conveniente inserire un singolo impianto dentale per sostituire il singolo dente mancante piuttosto che realizzare un ponte e quindi dover andare poi a inserire e sostituire tre corone protesiche con un sacrificio biologico in termini di limatura e quindi in termini di eliminazione di sostanza dentale a livello dei denti adiacenti alla zona in cui manca il dente. Tuttavia, sebbene questa premessa o sebbene queste considerazioni possano sembrare intuitive, in realtà ci sono delle situazioni cliniche in cui può avere assolutamente senso utilizzare come soluzione strategica la realizzazione di un ponte dentale piuttosto che di un impianto dentale. Cerchiamo di vedere insieme quali potrebbero essere queste situazioni. Una situazione potrebbe essere sicuramente quella in cui il paziente, per motivi di salute, non può sottoporsi ad un intervento chirurgico. Fortunatamente, le situazioni in cui un paziente non può sottoporsi ad un intervento chirurgico di implantologia sono molto poche. Le indicazioni quindi all'intervento di implantologia sono piuttosto ampie in termini sia di età del paziente, sia in termini di patologie sistemiche che il paziente ha, come ad esempio potrebbero essere patologie tipo il diabete o patologie cardiache, oppure ad esempio l'osteoporosi, sono tutte situazioni che necessitano sicuramente di adeguati approfondimenti, ma che non escludono la possibilità per il paziente di sottoporsi ad un intervento di implantologia. Un'altra possibilità in cui potrebbe avere senso utilizzare un ponte dentale per sostituire un singolo dente mancante al posto di inserire invece un impianto dentale, è il caso in cui sia presente nelle zone adiacenti al dente da sostituire, e quindi il dente anteriore e il dente posteriore, e qualora appunto siano presenti dei denti che già presentano delle corone protesiche, ovvero dei denti che sono stati già trattati, sono stati già limati e presentano delle corone protesiche. Ebbene, in questo caso quello che si potrebbe fare al fine di evitare l'intervento chirurgico, è quello di rimuovere i vecchi restauri per realizzare a quel punto un nuovo restauro, quindi un ponte protesico con tre elementi dentali. Ovviamente il presupposto per poter procedere in questo senso è che i denti che fungeranno poi da pilastro siano dei denti in salute, sia da un punto di vista parodontale, quindi denti stabili senza una malattia parodontale in corso, e dei denti che abbiano uno stato di salute da un punto di vista endodontico, ovvero dei denti che non presentano lesioni periapicali, non presentano granulomi periapicali, insomma dei denti in salute. Una terza possibilità, che in realtà io non consiglio frequentemente, ma ci sono alcuni casi in cui il paziente è così terrorizzato all'idea dell'intervento, che quindi può essere una valida alternativa. Una terza possibilità in cui è consigliabile utilizzare quindi un ponte dentale invece che eseguire un intervento chirurgico per realizzare un impianto dentale è laddove sia necessario associare
all'interamento di implantologia delle tecniche rigenerative di rigenerazione ossea invasive. Ebbene, in questo caso può essere indicato sostituire quindi il dente e quindi risolvere la problematica di edentulie, di assenza dell'elemento dentale, realizzando un ponte. Questo permetterebbe di evitare l'intervento di implantologia, ma soprattutto permetterebbe di evitare l'intervento di rigenerazione ossea. Parlando di interventi di rigenerazione ossea, ce ne sono di tanti tipi. Ci sono interventi di rigenerazione ossea molto poco invasivi e interventi di rigenerazione ossea invece più invasivi. Quindi, a seconda dei casi, la situazione va discussa, va raccontata, va spiegata al paziente e si decide poi insieme quella che può essere la soluzione più indicata per il suo specifico caso clinico. Non entro nel merito degli aspetti economici, dal momento che, sebbene possa sembrare più economico realizzare un ponte dentale piuttosto che un impianto dentale, in realtà questa è una falsa credenza. Mi spiego meglio. Per poter realizzare un ponte dentale avrò innanzitutto la necessità di realizzare tre corone protesiche e non una singola corona protesica. Non solo, spesso, non sempre, ma spesso, i denti che fungeranno da pilastro per un ponte dentale dovranno essere devitalizzati. Quindi sarà necessario realizzare la devitalizzazione a livello di due elementi dentali, sarà necessario applicare dei denti provvisori e sarà poi necessario applicare dei denti definitivi. Una procedura sicuramente più lunga, più complessa e più costosa rispetto all'inserimento di un singolo impianto dentale che supporterà una singola corona protesica. Quindi, ricapitolando sinteticamente, la possibilità di sostituire un dente mancante con un ponte dentale o con un impianto dentale dipende da una serie di fattori. In linea generale, io consiglio sempre ai miei pazienti di sostituire il dente mancante con un impianto dentale, dal momento che i materiali, le procedure, le tecniche, la mini-invasività degli interventi di implantologia che vengono realizzati oggi sono tali per cui il disagio post-operatorio è praticamente nullo o molto molto minimale. Tuttavia, ci possono essere delle situazioni in cui la sostituzione di un singolo dente con un ponte dentale, lo abbiamo visto, può avere un razionale clinico e sintetizzando questo razionale clinico si può avere nel caso in cui i denti adiacenti siano già stati trattati, siano stati già limati e presentino già delle vecchie corone protesiche, può avere un senso nel caso in cui sia necessario fare grossi interventi di chirurgia rigenerativa in associazione all'inserimento dell'impianto dentale, o ancora può avere senso nel caso in cui il paziente per gravi problemi di salute sistemici non può sottoporsi ad un intervento di chirurgia e implantologia. Ebbene, spero con questo video di aver chiarito i dubbi a tutti coloro che appunto fossero in dubbio sull'opportunità di utilizzare una strada o l'altra, e spero di essere stato utile con queste informazioni e vi mando un saluto. Ciao, a presto.